Radio UCI Focus. Un saluto dalla redazione, Mattia Iannarelli in studio. Decreto fiscale in Gazzetta Ufficiale, ecco tutte le novità. La nuova manovra varata dal governo Draghi interviene in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori. Rifinanziata l'indennità di malattia per quarantena. Fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro del settore privato iscritti alle gestioni INPS hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'indennità a carico dell'istituto. Il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente di 14 anni, può astenersi dal lavoro, alternativamente all'altro genitore, per usufruire di un congedo straordinario per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell'attività didattico-educativa in presenza del figlio, dall'infezione di SARS-CoV-2 del figlio, della quarantena del figlio disposta dall'ASL. In caso di figli con disabilità accertata, il diritto è riconosciuto a prescindere dall'età. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo che va tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2021. Le settimane scendono a 9 per i datori di lavoro che operano nei settori dell'industria tessile e dell'acconciatura. Ultima novità: nel caso in cui l'ispettorato del lavoro riscontri la presenza sul luogo di lavoro di una quota di lavoratori irregolari pari al 10%, sospenderà l'attività a prescindere dal settore di intervento. Il provvedimento può essere revocato, ma solo a determinate condizioni e dietro il pagamento di una somma aggiuntiva, che varia in base alla violazione e, nel caso di lavoro irregolare, in base al numero dei lavoratori irregolari. Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti all'adozione del provvedimento, l'impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione. E dalla redazione è tutto, al prossimo aggiornamento. Radio UCI.